Buon pomeriggio. Andiamo allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io intervengo in qualità di Prorettore di Internazionalizzazione per delega del Rettore Massimiliano Fiorucci, che mi ha chiesto di presentare i suoi saluti a tutti gli intervenuti a questa terza, diciamo, sessione di discussione che è stata organizzata dal professor Savino Mazzamuto sul tema equale giustizia. Oggi è il terzo incontro, entrambi quelli precedenti hanno visto la presenza di autorità di grandissimo rilievo e proseguiamo ancora oggi con un parterre di eccezione che adesso verrà introdotto a brevissimo dal professor Mazzamuto. Io per conto del Rettore devo semplicemente esprimere la riconoscenza nei confronti del professor Mazzamuto per aver voluto organizzare questo ciclo di seminari importanti e per aver scelto il nostro Ateneo come Ateneo ospitante, soprattutto in questo momento storico. Discutere di questioni della giustizia, di riforme della giustizia è quanto mai importante, tema centrale anche per i nostri interessi di studio, quindi non posso che esprimere per il conto del Rettore felicitazioni per questo evento e un saluto e un augurio di buon lavoro. Grazie. Anzitutto per dare il benvenuto al consigliere Cosentino. Questa volta ospitiamo noi. Generalmente avviene il contrario, perché noi siamo ospiti della Corte di Cassazione quando facciamo i dialogoi, invece questa volta restituiamo la cortesia dell'ospitalità. E il tema è assolutamente di attualità, direi proprio anzi di estrema attualità, se è vero che domani nel Consiglio dei Ministri dovrebbe essere approvata la bozza di riforma. E devo dire, io in realtà la ringrazio per questo il professor Mazzamuto, che ha appunto pensato di organizzare questo, di dedicare questo incontro proprio al tema della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, che come sapete appunto vede tutta una serie di profili ancora sui quali interverrà la riforma, ma ancora coperti da segreto, almeno salvo alcune informazioni che circolano sui giornali. Mi dispiace soltanto di non poter essere presente fin dall'inizio, ma cercherò di liberarmi e poi di ritornare più tardi. E quindi ringrazio ancora una volta il consigliere Cosentino di aver accettato l'invito e mi auguro che possa essere un incontro ovviamente proficuo di riflessioni su questo tema così importante. Grazie. Sì, parlo un attimo per ringraziare gli intervenuti. Il nostro circolo si chiama Diritto e Democrazia, è nato un paio d'anni fa. La nuova dirigenza è la seguente: io sono presidente e l'ottimo amico Gioacchino Anatoli è il vicepresidente. Io e Gioacchino siamo vecchi amici, siamo stati insieme al CSM, lui come togato e io come laico. Il programma autunnale si annuncia abbastanza denso. Avremo 5 giornate da farsi al CSM sullo stato del processo penale, civile e amministrativo, sulla ragione della politica del diritto, sull'organizzazione della giustizia. Questo tutto al CSM. Qui invece ci saranno altre cose, varietà, giustizia e immigrazione, diritto penale delle donne, carcere e rieducazione, separazione delle carriere, un programma alternativo per la giustizia, un programma di governo per la giustizia, sarà il ministro a concludere poi questo ciclo. Vabbè, io... Detto questo, passo subito la parola a Gioacchino Anatoli, il quale introdurrà il dibattito.
Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie all'amico, prima che professore, Savino Mazzamuto, per avermi coinvolto in questa iniziativa, tra l'altro attribuendomi responsabilità di vicepresidente, del quale comunque lo ringrazio. Spero di poter dare un contributo quantomeno sotto il profilo dell'ausilio alla migliore organizzazione di questo vasto programma di incontri che in questo momento è assolutamente centrale nella vita del Paese, un Paese che sta vedendo un tentativo, uno dei tanti per la verità in questo ultimo trentennio, ma sembra essere il più organizzato, di mettere mano alla riforma della nostra Carta Costituzionale, all'interno della quale però sappiamo tutti esistono ancora degli articoli non attuati. Eppure pensiamo che sia una Costituzione assolutamente vecchia, che proprio perché sono trascorsi quasi 80 anni merita di essere rivista. In effetti i tentativi di rivedere questa Costituzione, sappiamo tutti, negli ultimi 30 anni si sono incentrati su alcuni focus che sembrano essere dei tarli che evidentemente preoccupano una parte del Paese, preoccupano una parte della rappresentanza politica di questo Paese. E in particolare, con riferimento al tema del quale oggi, sul quale oggi ci intratterrà il consigliere, l'amico Antonello Cosentino, che anch'io ringrazio per la cortesia che ha mostrato nell'accogliere l'invito, riguardano il CSM. Al riguardo, una battuta che mi veniva da fare nell'ascoltare il programma autunnale anticipato dal professore Mazzamuto sulla separazione delle carriere che ha programmato per la fine di quest'anno, io spero che il nostro incontro, quando sarà programmato per il mese di novembre o dicembre, non sia superato dagli eventi, cioè che con un qualche disegno di legge che è attualmente pende in Parlamento, la separazione delle carriere non la si ottenga prima. Una separazione delle carriere che, come non può sfuggire ad alcuno, ha un significato volutamente simbolico, un significato di riforma manifesto, perché ormai sappiamo, almeno dalla riforma Castelli del 2006, rivisitata dalla riforma Mastella del 2007, che la separazione delle funzioni, così come è stata pensata ed attuata, con l'ulteriore intervento del 2022 nella riforma Cartabia, è tale per cui i numeri che sono stati indicati li ricordo a memoria, spero di non sbagliare di molto, hanno visto un passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa, che in entrambi i casi non supera le 15 unità, quindi ha un impatto che, se fosse vera
la volontà manifestata di separare le carriere per i vari motivi che sono stati rappresentati in varie sedi e da ultimo nelle relazioni di accompagnamento, una delle quali o su una delle quali dirò qualcosa da qui ad un minuto, non avrebbero motivo di essere, perché consigliere Cosentino ha il termometro quotidiano della situazione, essendo un consigliere in carica, i passaggi sono sostanzialmente pari a zero, sono irrilevanti. Io vengo da una generazione che invece ha sperimentato positivamente il passaggio da una funzione all'altra. Nella mia carriera professionale, in 42 anni, ho avuto la fortuna di svolgere sia funzioni giudicanti, sia funzioni requirenti. E tra le funzioni giudicanti ho fatto il giudice in tutte le sue declinazioni, compreso la Corte d'Assise, ho fatto il giudice del primo Tribunale della Libertà del 1982, in un mese di agosto nel quale arrivò questa riforma e non sapevamo sostanzialmente come affrontarla. Ho fatto il giudice istruttore, da giudice ancora ho fatto il presidente di sezione, presiedendo il tribunale del riesame, che già era diventato appunto un tribunale del riesame, con poi il tribunale del riesame di Palermo, potete immaginare che problemi poteva presentare. L'ho fatto per 4 anni, ho fatto di nuovo la Corte d'Assise, da presidente della Corte d'Assise, ho fatto il presidente delle sezioni civili, ho fatto il coordinatore delle sezioni distaccate, affrontando una realtà che dal punto di vista organizzativo mi ha consentito poi di mettere a segno un modello organizzativo che, sull'esempio del presidente Mario Barbuto del Tribunale di Torino, mi consentì di applicare il cosiddetto metodo Barbuto della targatura dei processi alle sezioni distaccate, facendo diventare le sezioni distaccate del Tribunale di Palermo la sezione più efficiente dell'intero Tribunale e realizzando qualcosa che l'ordinamento di fatto non prevedeva. Le sezioni distaccate erano dirette da un giudice monocratico, il quale però dal punto di vista organizzativo aveva un riferimento che ero io, presidente di sezione, incaricato dal presidente del tribunale di coordinarle e quindi di farle diventare una sezione virtuale che agiva secondo linee organizzative omogenee che diedero il risultato di riuscire ad azzerare l'arretrato che avevano e soprattutto di mettere in piedi un modello di monitoraggio della attività delle sezioni che ci consentiva alla fine di ogni mese di dare il quadro esatto di quanto era stato fatto e di quanto si doveva fare, soprattutto di prevedere se nel triennio entro cui dovevano definirsi i processi di primo grado il giudice fosse in grado di mettere in piedi un'agenda che rispettasse la triennalità. Chiaramente l'ha rispettata, questo modello successivamente lo abbiamo applicato al Tribunale di Marsala, portando il Tribunale di Marsala a parità di organico, parità sia numerica che qualitativa, in 9-10 mesi, dal terzultimo posto tra i 140 tribunali italiani al terzo posto quanto a
ragionevole durata del processo civile in particolare. Il modello poi l'ho replicato alla Corte d'Appello di Palermo e in ultimo da capo dell'organizzazione alla fine della mia vita professionale l'ho suggerito a tutti gli uffici giudiziari. Alcuni lo hanno seguito. A Marsala il modello va avanti dal 2011 e ancora oggi, ho incontrato recentemente in occasione dell'anniversario del 23 maggio l'attuale presidente del Tribunale di Marsala, la quale mi conferma che da oltre 3 anni il Tribunale di Marsala ha pendenza zero. Questo per dire che uno dei temi che viene ritenuto sia nel disegno di legge costituzionale del quale parleremo, ma soprattutto in un disegno di legge ordinario a firma del senatore Zanettin, comunicato il 13 ottobre del 2022, che è andata avanti fino all'ultima seduta del 14 maggio, quindi di 14 giorni fa, che si è conclusa con il seguente ordine del giorno. Il sottosegretario Ostellari annuncia la presentazione di un DDL governativo, che sarebbe questo, che comunque troviamo, come ho trovato io, sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia. Quindi non è un qualcosa che non abbia una paternità. Io da capo dell'organizzazione ero il responsabile della pubblicazione del sito e so che responsabilità avevo, e quindi sussiste ancora oggi, nella pubblicazione di qualsiasi informazione. Questo con una relazione illustrativa di ben 19 pagine l'ho scaricato appena 2 o 3 giorni fa. Oggi abbiamo saputo che andrà al Consiglio dei Ministri di domani, se non sbaglio, e comunque sarà presentato oggi pomeriggio al Presidente della Repubblica. In questi disegni di legge ordinari e costituzionali si dice che il problema che sta alla base dei progetti di riforma consiste nel dare una risposta alla scarsa efficienza o alla inefficienza della giustizia italiana e in particolare della giustizia civile. Quanto vi ho detto poc'anzi circa la mia esperienza personale, che comunque è un'esperienza che rimonta a livello di tribunale al 2011 e quindi ha già alle spalle oltre un decennio di sperimentazione, che è stata portata anche ai livelli superiori, ai livelli della Corte d'Appello. Tanto per dire, non è senza significato che la Corte d'Appello di Palermo da sempre, probabilmente negli ultimi 30 anni, ha un tasso di prescrizione dei propri processi che non supera mai il 3%. La vera ragione della scarsa efficienza della giustizia italiana risiede nei deficit organizzativi. Anch'io, come il professore Mazzamuto, come il professore Eligio Resta, padre del nostro prorettore, ho avuto l'onore e la responsabilità di far parte dell'organo di governo autonomo della magistratura. Oggi abbiamo il consigliere Cosentino e credo che nessuno di noi possa dire cosa diversa da quella che sto sostenendo io, cioè che il problema reale è un problema organizzativo, non è un problema che risiede, come si vorrebbe
far intendere, per motivazioni che nascondono le reali motivazioni sottostanti, un problema di separazione di carriere tra pubblico ministero e giudice, oppure di sezione disciplinare, se deve stare all'interno del Consiglio Superiore o deve diventare una corte di un'alta corte di disciplina, che peraltro dovrebbe riguardare tutte le magistrature, posta al di fuori, anche se con componenti che vengono dal CSM. Quindi le cose che da tempo leggiamo, e da tempo significa sin dall'epoca dei primi governi del presidente Berlusconi, hanno delle motivazioni che sono tutt'affatto diverse. Del resto, e vengo all'ultima parte di questa introduzione, la lettura di questo disegno di legge costituzionale, tratto, ripeto, avantieri dal sito ufficiale del Ministero della Giustizia, nella sua relazione di accompagnamento, è un disegno di legge che si sviluppa in un articolato di 16 articoli, riguarda, mette insieme elementi che riguardano la Costituzione ed elementi che invece vorrebbero far entrare in Costituzione problemi che, laddove esistenti, riguardano il processo. Un esempio fra tutti, la inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado, che dovrebbe diventare parte di un articolo della nostra Costituzione, la quale, tanto per dire, quindi infatti la riforma riguarda il titolo quarto della parte seconda della Costituzione, e le ragioni della riforma vengono indicate in tre momenti fondamentali dell'analisi dei rapporti tra magistratura, potere politico e cittadini dal 48 ad oggi. Il ruolo esercitato dalla giurisprudenza costituzionale, che sarebbe diventata il punto di equilibrio ed il garante dell'equilibrio tra i poteri essenziali nella nostra forma di Stato. E quindi, da questo punto di vista, bisogna intervenire in qualche modo. La trasformazione del sistema politico in senso bipolare, con la seguente argomentazione: che mentre nel regime della democrazia consensuale le minoranze avevano interesse a collaborare con la maggioranza, oggi, nell'attuale quadro politico, che è tendenzialmente bipolare, le minoranze che ambiscano alla guida del governo sono portate piuttosto ad esercitare un rigido controllo dell'altrui operato, ed in tale contesto quindi è cambiato il ruolo, quindi il tuo sarebbe cambiato, tu che sei stato rappresentante laico nella precedente versione della democrazia consensuale, oggi invece saresti portato nell'organo di autogoverno. Si continua a parlare di autogoverno della magistratura, il professore Li Giorresta mi avrebbe bocciato se avessi parlato di autogoverno, essendo un cultore invece della formula governo autonomo, che non operano più quindi i membri laici come una componente monolitica, ma invece
è con una componente monolitica ma articolata, capace di stabilire con la componente togata relazioni variabili che possono modificare gli equilibri in astratto ipotizzabili, ma devono esercitare invece un ruolo di controllo dell'attività del CSM. Ed infine l'introduzione del giusto processo, per cui quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione a partire dal lontano 1999 dovrebbe vedere la sua attuazione, il suo inveramento nella separazione delle carriere. Proprio stamattina c'è un bellissimo articolo di un consigliere di quella consiliatura nostra, 98-2002, Armando Spataro, che sul foglio, rispondendo ad un articolo del direttore Cerasa del 18 maggio scorso, che individuava addirittura tre lezioni provenienti dalla cosiddetta sinistra, che avrebbero già da tempo invece pensato e propugnato una modifica della Costituzione nel senso che oggi si va tentando di realizzare, spiega come si tratta di errori macroscopici e l'articolo è abbastanza lungo, non ho il tempo di indicarlo se non invitandovi a rinvenirlo in una rassegna stampa, se non addirittura sul giornale stesso. Tra l'altro mi piace ricordare in questa sede che si fa riferimento ancora in maniera molto molto insidiosa ad una lettura di scritti del compianto Giovanni Falcone, ricordandone un intervento del 1989 fatto ad un convegno di Senigallia, in cui Giovanni Falcone spiegava che tra le ragioni che il nuovo codice poneva all'attenzione di tutti e soprattutto dei magistrati del pubblico ministero c'era una fortissima esigenza di specializzazione della propria attività, a differenza di quanto non avvenisse con il precedente codice. Perché? Perché nel precedente codice egli individuava nella figura del giudice istruttore un filtro che comunque toglieva l'intera massa di responsabilità dalle spalle del pubblico ministero e diceva nel nuovo codice, evidentemente essendo il pubblico ministero rimasto da solo, è assolutamente indispensabile che egli sia ultra specialista in qualsiasi cosa faccia, in qualsiasi indagine si avventuri, perché non ha più la interfaccia, che comunque è una interfaccia ancora in una fase nella quale il processo non è andato davanti al giudice della piena cognizione, che era il giudice istruttore. E quindi se sbaglia una iniziativa, se sbaglia una indagine, quest'indagine andando davanti al giudice della piena cognizione resterà poi con il timbro negativo del rigetto, che farà calare chiaramente una tagliola
sulla possibilità di intervenire di nuovo su quella materia. E con particolare riferimento a noi, io ero stato tra i pochi, per la verità eravamo stati in due, io e Ignazio De Francisci, che lo avevamo seguito dall'ufficio istruzione alla Procura della Repubblica, anche se poi io per motivi contingenti arrivai quando lui già era andato al Ministero, ci spiegava come si dovesse usare l'istituto dell'archiviazione, che doveva essere un'anticipazione di quanto poi la riforma Cartabia avrebbe prescritto nel 2022, cioè che la valutazione, che oggi è affidata al GUP, di non mandare a giudizio se non i processi che hanno una ragionevole probabilità di fare ritenere l'affermazione di una responsabilità dell'imputato. E egli anticipava tutto questo discorso, che per la verità già era contenuto nella originaria versione del 425 dell'attuale codice di procedura, diceva: questa è una valutazione, una autovalutazione fortemente critica che il pubblico ministero deve fare delle proprie indagini, di tal che deve andare avanti al GUP e poi evidentemente davanti al giudice della piena cognizione solo ed esclusivamente quando ha il 110%, lui lo quantificava, il 110% di probabilità di vedere riconosciuta la propria ipotesi accusatoria, perché deve calcolare che ci sarà uno sfrido nella rappresentazione orale della prova. Noi venivamo da una tradizione secondo la quale la prova si formava in istruzione, si formava sul cartaceo, che poi andava al giudice del dibattimento. Il passaggio dalla ipotesi che un pubblico ministero intravede nella fase delle indagini preliminari e la rappresentazione di questa fonte al dibattimento prevede una perdita di efficacia rappresentativa che, se il pubblico ministero è bravo ed è fortunato, è dell'ordine del 30-40%, cioè una prova o comunque una fonte di prova che in indagine sembra valida al 100%, poi avrà una resa dibattimentale che, se va bene, sarà del 70%. Quindi questo deve essere il discorso. E allora, facendo questa lunga premessa, lui diceva: tutte le volte in cui non ha questa sicurezza deve archiviare, perché così non farà calare la mannaia del giudicato su qualcosa che invece, per il sopravvenire di nuove conoscenze, di nuove eventuali fonti di prova, potrebbe sortire effetti positivi. Detto questo, inutile ricordare che, visto che lo abbiamo appena ricordato in tutte le maniere possibili, talvolta magari in maniera eccessiva, il 23 maggio, Giovanni Falcone era il frutto migliore, probabilmente, o tra i migliori, dell'esercizio di funzioni diverse. È stato il giudice istruttore che tutto il mondo ancora oggi ci invidia. Il 23 maggio a Palermo c'era una rappresentanza del governo degli Stati Uniti, come tutti i 23 maggio. Il governo degli Stati Uniti era rappresentato dal console di Napoli, che ha giurisdizione su, o competenza meglio, su Palermo. Perché ad esempio aveva fatto nella sua vita il giudice fallimentare e aveva maturato una esperienza in campo societario e in campo bancario che lo aveva portato poi, da giudice istruttore penale, a svolgere il suo primo processo, il famoso processo Spatola, con tecniche investigative che alle latitudini
della Sicilia e di Palermo in particolare erano sconosciute, avevano avuto un qualche riferimento positivo a Milano, dove Giuliano Turone le aveva già sperimentate nel processo Sindona. Basterebbe questo solo esempio per dire come la pluralità dell'esercizio delle funzioni, addirittura delle funzioni nella stessa carriera, vuoi requirente, vuoi giudicante, sia un arricchimento. È il modo con il quale si esercitano le funzioni, è il funzionamento dei controlli quello che assicura una concretezza all'attività che viene svolta sia dal pubblico ministero sia allora dal giudice istruttore. Per il giudice non c'è questo problema, perché il giudice ha i gradi di giudizio, che sono sempre stati due di merito ed uno di legittimità, e quindi ci sono più occasioni per poter eventualmente correggere, non dico gli errori, ma le inesattezze o le imperfezioni del giudice che ha emesso una sentenza nel grado precedente. Detto tutto questo, e mi scuso per la introduzione forse lunga, ma cerco di spiegare il perché. Ho avuto un'estrema difficoltà, pur avendo interpellato vari interlocutori autorevoli, nel reperire i testi. Cioè, stiamo discutendo da mesi, anche da qualche anno, con riferimento alla situazione, diciamo, a noi più vicina, senza avere una base sulla quale discutere. Quando ho trovato questa relazione, della quale vi ho semplicemente letto l'esergo perché racchiude, diciamo, i tre motivi principali alla base dei quali ci dovrebbe essere una riforma costituzionale che passa appunto per una rivisitazione della elezione del Consiglio Superiore, delle funzioni del Consiglio Superiore, che si vorrebbe riportare alle funzioni meramente amministrative. E per essere sicuri che non si vada al di là di quanto previsto, si dice, dalla Costituzione, si vuole o si vorrebbe che una legge definisse esattamente i compiti del CSM, tra i quali quello che da sempre costituisce un problema, da almeno 35 anni, sono i famosi pareri ex articolo 10 della legge istitutiva del Consiglio Superiore, cioè su tutti i disegni di legge, su tutti i provvedimenti normativi che abbiano delle ricadute sul funzionamento della macchina giustizia. Questa è stata ritenuta, e a maggior ragione viene ulteriormente ribadita, come una invasione di campo del CSM in una materia di natura squisitamente politica, sulla quale il CSM non dovrebbe assolutamente intervenire. Ancora, ma lo avevo già detto, anzi no, questo non l'avevamo detto, si vuole incidere sull'obbligatorietà dell'azione penale e sui criteri per il suo esercizio. Aveva fatto cenno invece al diritto di appello delle sentenze di assoluzione in primo grado e sulla giustizia disciplinare, con la previsione di una alta corte di giustizia alla quale invece affidare il compito
della giustizia disciplinare, dei magistrati ordinari, ma anche dei magistrati amministrativi e dei magistrati contabili. Quindi, dando la parola al consigliere Cosentino, mi permetterei di avanzargli un paio di domande, poi eventualmente ne faremo delle altre. E cioè, visto che, come ho tentato di spiegare, il disegno di legge costituzionale modifica quasi tutte le norme della Costituzione dedicate alla magistratura, ecco, ad esempio, dalla magistratura il titolo in Costituzione, il titolo quarto, dovrebbe diventare la giustizia, e tutte queste modifiche vengono presentate come provvedimenti idonei a restituire efficienza ad un sistema cronicamente in difficoltà, desidererei chiedergli, dall'alto del punto di osservazione di rango costituzionale che egli attualmente ricopre, se intravede dei possibili riflessi positivi per ridare slancio all'efficienza al sistema giustizia nelle norme che sono state proposte e che sono queste semplici. E allora diamo ecco qua. Perfetto, grazie a tutti, grazie prima di tutto al professore Mazzamuto che mi ha invitato a questo incontro, a cui vengo con estremo piacere, perché i temi di cui ci dobbiamo occupare oggi sono temi di cui è necessario parlare molto, confrontarsi tra categorie professionali diverse, fra segmenti sociali diversi, tra mondo accademico, mondo forense, mondo giudiziario. Quindi ogni occasione di colloquio è un'occasione favorevole, e quindi in primo luogo desidero sinceramente ringraziare l'Università di Roma Tre e il professor Mazzamuto per questo invito. L'introduzione del presidente Natoli è un'introduzione che contiene in sé sostanzialmente già una traccia molto definita, che io onestamente non posso che condividere, nel senso che evidentemente l'esperienza straordinaria del presidente Natoli, che è stato per i magistrati della mia generazione, che è di non moltissimi anni, ma insomma con qualche anno più giovane della sua, è stato uno degli esempi a cui da giovani magistrati noi abbiamo guardato quando abbiamo cominciato a fare questo bellissimo e complicato mestiere. L'esperienza del presidente Natoli è un'esperienza che effettivamente incarna un po' tutto quello che lui stesso oggi ci ha detto. Il tema, allora, rispondo in maniera secca alla domanda: se c'è un nesso tra l'efficienza e queste proposte di riforma, a mio giudizio non ce n'è alcuno. Ma questa sarebbe una risposta quasi autoevidente, insomma. E io credo che noi dobbiamo chiederci perché, quali sono le possibili risposte ai temi dell'efficienza, in parte
il Presidente Natoli le ha accennate quando ha fatto un riferimento all'organizzazione e al molto che è stato fatto e al molto che ancora si può e si deve fare sui temi dell'organizzazione, ma su questo vorrei dire anche qualcos'altro. E poi invece dobbiamo chiederci da dove viene questo progetto costituzionale, questo progetto di riforma costituzionale. Ora io, ormai avendo fatto per molti anni il giudice e per molti anni da ultimo il giudice di legittimità, tendenzialmente finché non c'ho una gazzetta ufficiale su cui leggere un testo, no, non mi esercito in operazioni ermeneutiche su testi che vanno e vengono. In realtà questo testo, che è rinvenibile sul sito del Ministero della Giustizia, è uno dei vari testi che sono circolati di fonte ministeriale, ce ne sono di fonte parlamentare. Giuliano Scarselli in un articolo su Iudicium ha elencato una serie di progetti di legge parlamentari su questo tema che probabilmente saranno poi assorbiti dal progetto governativo. A quanto mi consta, in realtà il progetto governativo che oggi alle 19 sarà presentato al Quirinale per essere portato al Consiglio dei Ministri, non penso di domani, ma più probabilmente del 3 giugno, ma questo ancora non lo possiamo dire, non lo sappiamo. Ma insomma, i rumors sono che dovrebbe andare al 3 giugno, anche perché sarebbe forse anche, insomma, non troppo elegante presentare al Capo dello Stato un testo 24 ore prima della sua presentazione in Consiglio dei Ministri. Quindi credo che ci sarà probabilmente uno slittamento di una settimana. Io credo che sia un testo che in larga parte proviene più dallo staff di Palazzo Chigi che non dal Ministero di Arenula. Quindi, insomma, vedremo alla fine, tanto a questo punto è questione di poco, no, quello che andrà stasera. Quindi, insomma, non mi dedicherei eccessivamente all'analisi di singole disposizioni. Vedremo in concreto cosa sarà scritto, vedremo anche cosa sarà scritto e se ci saranno eventuali rettifiche anche nel dibattito che seguirà in Consiglio dei Ministri, insomma, perché bene o male, insomma, comunque il Consiglio dei Ministri si deve ancora fare, insomma, quindi. Questo però non toglie che il senso complessivo dell'operazione è abbastanza chiaro. E allora dobbiamo chiederci qual è. Io escluderei che il problema sia un problema di efficienza. Ed escluderei che il problema sia un problema di efficienza perché il problema di efficienza della giustizia, dell'amministrazione della giustizia, che esiste per certi aspetti anche macroscopico, è un problema che prescinde in realtà sia da che trova le sue cause, ma soprattutto le sue possibili soluzioni o avvii di soluzione in meccanismi che non riguardano né la legge processuale, sia essa civile o penale, né l'ordinamento giudiziario, ma trova le sue possibili forme di soluzione in meccanismi che riguardano da un lato la capacità del sistema giudiziario di produrre decisioni e quindi di produrre decisioni ovviamente tempestive, nel senso che se ne produci tante sono tempestive, se ne produci poche finiscono con l'aumentarsi dei tempi. D'altro lato, e questa è una cosa che io credo quando parliamo di io ho trovato molto bella il titolo di questa serie di incontri che il professor Mazzamuto ha voluto celebrare in questa sede, la questione giustizia. Quando parliamo della questione giustizia, noi dobbiamo sempre tener conto che quasi nulla della questione giustizia può essere risolto parlando solo di giustizia. In quanto la questione giustizia e in particolare la questione della
efficienza, della lentezza dei processi, dell'ineffettività delle esecuzioni civili, per esempio, è una questione che trova causa in dati strutturali della società italiana che possono essere aggrediti attraverso strumenti, nella misura in cui possono essere aggrediti, attraverso strumenti che non sono strumenti che si risolvono all'interno del pianeta giustizia. Faccio un esempio molto semplice proprio per dare concretezza a questo discorso che potrebbe sembrare eccessivamente astratto. Il 40% delle pendenze civili davanti alla Corte di Cassazione è rappresentato dalle cause tributarie. Il 20% delle pendenze civili davanti alla Corte di Cassazione è rappresentato da cause previdenziali. Questo significa che il 60% delle pendenze davanti alla Corte di Cassazione, e voi sapete che il problema della Cassazione è un problema nel problema, cioè che all'interno della complessa, faticosa macchina della giustizia italiana, l'ufficio in maggiore difficoltà è la Corte di Cassazione, perché è un ufficio che ha circa 100.000 sopravvenienze civili e penali e 40.000 35, 37 a seconda degli anni sopravvenienze civili all'anno per un organico di circa 350-400 magistrati, a seconda che si contino i presidenti di sezione o solo i consiglieri, pensate, diciamo 400 scarsi. Una digressione di un minuto sulla Corte di Cassazione, che essendo stata il mio ufficio per gli ultimi 15 anni in ruolo, è un ufficio a cui sono molto affezionato, è chiaro che una Corte Suprema non può essere un ufficio di 400 persone. Perché non ti parli, non, manco ti conosci, 400 persone, manco sai chi sono. Non c'è quella continuità di scambio di idee, quella riflessione condivisa, quell'idem ragionare, no? Quindi già il fatto che noi ci troviamo in Italia ad avere una Corte Suprema di 400 persone è un problema. Se poi queste 400 persone devono esaminare 140.000 fascicoli ricorsi all'anno, voi capite che siamo fuori. Allora, però il problema qual è? Che di questi, tornando un attimo al civile, che è più semplice, perché poi sul penale ci sarebbe qualcos'altro da dire e la dirò, ma tornando un attimo al civile, se noi abbiamo il 60% delle pendenze della Corte di Cassazione in mano a due convenuti, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, che sono normalmente convenuti, anzi, più precisamente, intimati o se si costituiscono controricorrenti. Beh, vedete che c'è qualcosa nel sistema paese che non funziona, perché un sistema paese che funzionasse, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS dovrebbero poter gestire il loro mestiere in maniera da non produrre un contenzioso che poi arrivi in questi volumi in sede di legittimità, cioè in una sede in cui in teoria non, e anche in pratica non c'è luogo all'accertamento del fatto, ma si tratta semplicemente di interpretare la norma. E allora uno si aspetta che l'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle Entrate, su certe cose, e ugualmente l'INPS, la difesa dell'INPS, su certe cose possa dire, vabbè, la Cassazione ha detto così, queste cause chiudiamoli, questi ricorsi rinunciamoli, queste vicende, o dia agli uffici istruzioni operative perché certe cose funzionano. Allora, tutto questo non succede, ma io non sto dando la croce addosso all'INPS, all'Avvocatura dello Stato o all'Agenzia delle Entrate, perché conosco i loro problemi. Ma dico, il problema dell'arretrato della giustizia civile in Italia è un problema sistemico, è un problema dell'organizzazione della società e in parte dello Stato italiano. Noi abbiamo un contenzioso con le pubbliche amministrazioni locali
per esempio, un contenzioso enorme in materia di infortunistica stradale, di motorini che cascano sulla buca e fanno causa al comune perché ci sono le buche, giustamente vogliono essere risarciti. Certo che se le strade fossero asfaltate sarebbe un segmento di contenzioso che non c'è. Allora, quando si dice, ma perché in Francia i processi durano 8 mesi, in Italia durano 4 anni? Perché la Francia è la Francia e l'Italia è l'Italia. Questa è la prima cosa, secondo me, da cui partire per parlare seriamente, diciamo, di temi sull'efficienza e sull'organizzazione della giustizia. Poi, naturalmente, una volta sviluppata questa cornice, cioè una volta sviluppata la analisi del contesto sociale e amministrativo in cui ci troviamo, poi ci dobbiamo porre il problema della risposta giudiziaria. E allora, per esempio, scopriamo che noi abbiamo nel penale aree estesissime di materie che vedono sanzionato il disvalore di condotte ritenute dal legislatore censurabili, con lo strumento che è lo strumento della sanzione penale, che è uno strumento costosissimo, perché la sanzione penale si porta appresso i 3 gradi di giudizio, la garanzia dell'appello, la garanzia del ricorso per Cassazione, la difesa tecnica, si porta appresso tutta una serie di inevitabili costi che sono sproporzionati molte volte per settori di contenzioso che, e torniamo all'amministrazione, se l'amministrazione funzionasse, potrebbero essere tranquillamente gestiti in sede amministrativa. L'esempio più macroscopico è quello dell'abusivismo edilizio. L'abusivismo edilizio è un tipo di patologia molto diffusa in Italia, in parte anche per la straordinaria complicatezza delle discipline edilizie ed urbanistiche delle amministrazioni municipali italiane, per cui per qualunque cosa tu devi affrontare testi di decine di pagine per stabilire qual è l'esatto intervento che si può fare o non si può fare a seconda di quello che pensa l'ufficio tecnico del comune, che naturalmente è diverso da quello che pensa l'ufficio tecnico del comune confinante, ma tutto questo poi refluisce in processi che sarebbero tranquillamente evitabili se si potesse dire, va bene, c'è un abuso edilizio, lo si abbatte, e c'è un'amministrazione in grado di mandare a effetto questa decisione. Non è così, lo sappiamo, sono 50 anni che non è così, la risposta è il penale. Quindi noi abbiamo il penale su tutto, nonostante che siano 40 anni che si fanno leggi di penalizzazione, di depenalizzazione a partire da quella dell'80, ma dell'81 mi pare, ma nonostante questo ogni 20 anni si fa una legge di depenalizzazione, perché in quei 20 anni si riempie l'ordinamento di norme penali, no? La prima cosa che ha fatto questo governo è stato il decreto sui rave, che hanno aumentato il trattamento sanzionatorio. Allora, questo è semplicemente un caveat introduttivo che faccio, cioè quando parliamo di questione giustizia dobbiamo sempre perimetrarla all'interno di una realtà sociale che è quella in cui viviamo e che tutti conosciamo e che ha delle costanti rispetto alle quali l'intervento sulla giustizia finisce con l'essere l'ultima cosa, certo necessaria, ma finisce con l'essere l'ultima di una serie di interventi probabilmente molto più complicati da fare. Poi ci sono dei dati anche che sono strutturali, se noi leggiamo i Promessi Sposi vediamo che certe situazioni del rapporto tra l'italiano e l'amministrazione della giustizia erano state già descritte nell'Ottocento con riferimento alla realtà del Seicento, quindi insomma forse dobbiamo anche rassegnarci all'idea che certe cose sono così in Italia. Dopodiché efficienza, organizzazione, scelte normative, soldi. E noi abbiamo un problema macroscopico di efficienza degli uffici legati alla dotazione del personale amministrativo degli uffici.
che questo governo e anche il precedente governo di Draghi pensarono, grazie al PNRR, di risolvere con gli UPP, il famoso ufficio del processo. Peccato che sono uffici triennali, sono incarichi triennali a termine. L'Unione Europea sul presupposto che siano incarichi a termine perché funzionale all'abbattimento dell'arretrato. Il PNRR prevede che dopo in 3 anni si abbatte l'arretrato, finito l'arretrato, finito il PNRR. Naturalmente cosa succede? Che non sono nemmeno triennali, perché se un brillante laureato che entra al PNRR sa che dopo 3 anni viene mandato a casa, se intanto vince un concorso all'Agenzia delle Entrate o all'INPS, se ne va all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, quindi se ne vanno. E allora è chiaro che davanti a questo, a questi dati che sono dati semplici, cioè è chiaro che se tu hai bisogno di dotazione, hai bisogno di informatici, hai bisogno di amministrativi, hai bisogno di persone che ti facciano le notifiche, non parliamo delle notifiche qui, c'è un illustre penalista, la storia delle notifiche nel penale in Italia è una storia francamente paradossale, insomma, sembra, cioè, il quadro di Escher. Allora, permettimi, Antonello, scusami, sulle notifiche. Certo. Sempre l'esperienza sia del civile, sia pure breve, per 3 anni, che quella del penale. Non appena, ad esempio, prima delle udienze civili, io e gli altri andavamo a controllare la regolarità delle notifiche prima dell'udienza, avevamo scoperto che, ad esempio, certe udienze sarebbero andate a vuoto perché le famose cartoline verdi che consegnava l'ufficiale giudiziario, che stava, con riferimento all'esperienza palermitana, oltre una piazza, cioè eravamo a 100 metri di distanza, arrivavano in ritardo rispetto all'udienza, perché nessuno le sollecitava. Appena abbiamo fatto capire questo piccolo gap, abbiamo risolto una parte dei problemi. Un'altra parte dei problemi era che le cartoline arrivavano in una stanza della cancelleria, ma non finivano nel fascicolo del giudice. Quindi il problema, come sta mirabilmente spiegando il consigliere Cosentino, è legato in larghissima parte a disfunzionalità che non hanno nulla a che vedere con i fini alti e ufficiali che vengono propugnati e sostenuti in tutte le sedi, a cominciare dalla sede parlamentare. Anzi, sono contento che che le statistiche che stava indicando sulla percentuale di ricorsi tributari in Cassazione fosse discesa al 40%, perché il primo censimento che facemmo con l'allora presidente Gianni Canzio nel 2016 aveva cifrato il peso del ricorso tributario nel 53%, il 53%, e il valore economico di questi ricorsi, per una parte che il presidente Canzio mi disse di aver fatto anche lì analizzare, era pari ad oltre il 50%, non superava il valore dei 2.000 euro, per cui l'erario avrebbe incassato teoricamente molto di meno di quanto invece non veniva speso per costi vivi della giustizia. Ma non c'è stato verso di mettere insieme, perché l'Agenzia delle Entrate ha un interesse a iscrivere nei propri bilanci dei crediti, anche se sa che questi crediti non saranno mai esigibili. Quindi c'è pure un non detto nel mancato dialogo tra le amministrazioni dello Stato, che passa attraverso le modalità di rappresentazione dei conti nei bilanci dei vari ministeri. Mi hanno spiegato che c'era questo
questo discorso, che l'agenzia non voleva assolutamente rinunciare a questi ricorsi, perché comunque erano dei crediti che consentivano di sostenere poi determinate cose. No, no, grazie, no, è stato molto, anzi, poi mi sembra anche meglio, diciamo, avere un andamento così dialogico che non proprio. Quindi, allora, il primo punto è che il tema dell'efficienza è un tema multifattoriale, che come tutti i temi multifattoriali può essere aggredito da molti lati, non verrà risolto se non in un modo o in un altro, o in un prima o in un poi, tutti i vari lati non vengano aggrediti. Certo che se si andasse verso una rigorosa politica di riduzione, una volta quando io ero giovane si parlava del diritto penale minimo, poi queste cose sono tramontate insieme a molte cose di quando io ero giovane, e se si tornasse all'idea del diritto penale minimo, probabilmente anche il tema del penale sarebbe affrontabile diversamente. In civile, per la verità, alcune cose sono state fatte abbastanza rilevanti negli ultimi 15 anni, penso soprattutto al tema delle soluzioni alternative al processo, al tema del dialogo fra magistratura e avvocatura, i protocolli dell'udienza civile, più cose, che poi forse sono le uniche che veramente funzionano, più cose che vengono dal basso, cioè dall'esperienza di ceti professionali che in qualche misura hanno interessi convergenti a far funzionare il sistema. Nel penale è molto più difficile, naturalmente, perché nel penale inevitabilmente l'interesse principale della difesa è di evitare la condanna, e per evitare la condanna la strada dell'arrivare comunque ad una estinzione del reato per prescrizione è comunque una strada che garantisce un esito che altrimenti è imponderabile. In civile questo percorso non si presenta, e quindi in realtà nel civile c'è più possibilità di collaborazione concreta, insomma, soprattutto nelle realtà territoriali, nei singoli circondari. Io ho visto molte esperienze anche molto proficue di questo genere. Tuttavia, anche con l'avvocatura penale, in molte realtà è sempre stato possibile avere comunque un colloquio che punti a soluzioni quantomeno organizzative che facciano premio, diciamo, che facciano fare premio al buon senso in molti casi. Gli interventi normativi io credo che non servano sotto questo profilo. Come diceva Virgilio Andrioli, non c'è codice, per quanto ben scritto, che in mano a operatori inadeguati non dia cattivi risultati, e non c'è codice, per quanto mal scritto, che in mano a operatori di buon senso non riesca comunque a essere produttore di meccanismi procedimentali efficienti. In questo senso effettivamente credo veramente molto poco alla rilevanza della scrittura delle norme processuali a fini di efficienza. Se dispiace non ci sia il professor Caratta, ma credo che questo è un tema di cui con lui ho parlato tante volte. Veniamo invece al cuore della discussione di oggi, cioè questa della riforma della giustizia. Ora, al di là dei singoli articolati, è chiaro che appunto, ripeto, ancora sono incerti, di sicuro c'è che si va verso la separazione delle carriere, di sicuro c'è che si va verso la separazione dei consigli superiori. Sembrerebbe, a giudicare dalle indiscrezioni di stampa, che si vada verso una composizione per sorteggio della componente togata dei consigli superiori. Si è ipotizzato anche una, ma sembrerebbe dalle ultime indiscrezioni recessiva questa ipotesi, ma si è anche ipotizzata una variazione del rapporto due terzi un terzo tra laici e togati, nel senso di un aumento della percentuale laica. E poi appunto c'è il tema dei due consigli superiori della magistratura, uno per la magistratura requirente, uno per la magistratura giudicante. Da ultimo il tema dell'alta corte.
Allora, voglio essere molto franco, cioè, io credo che in realtà un ragionamento astratto su ciascuna di queste tematiche rischi di essere del tutto inappagante. Nel senso che se stessimo discutendo dell'ordinamento giudiziario della Luna, potremmo anche ragionare sul fatto se siano meglio i pubblici ministeri uniti o divisi dai giudicanti, se sia meglio un consiglio superiore o due consigli superiori, eccetera. Perché dico questo? Perché in realtà queste scelte sono inevitabilmente scelte politiche, istituzionali, che si incardinano in una storia. E la storia d'Italia è la storia d'Italia, è quella che tutti noi conosciamo negli ultimi 100 anni, 150 anni, che ha avuto dei suoi sviluppi, dei suoi passaggi. E in questa storia, a partire dalla rottura rappresentata dalla guerra 40-45 e dalla successiva forma, la successiva modifica, diciamo, della forma istituzionale della monarchia alla Repubblica e la proclamazione della Costituzione del 48, nella storia post-costituzionale, la magistratura, così come disegnata nella Costituzione, ha avuto un ruolo. C'è poco da dire, ha avuto un ruolo. Ed è su questo ruolo che si gioca questa partita. Cioè, a me poi, tutto sommato, l'argomento astratto, diciamo, in Portogallo funziona, ma non è questo il punto. Perché non stiamo parlando del Portogallo, stiamo parlando dell'Italia. Allora, io credo che un tema realmente c'è. E questo tema è che, storicamente, diciamo, è chiaro che l'esercizio della giurisdizione è una delle articolazioni, forse l'articolazione più immediatamente percepibile dei cittadini, del potere statuale. E quindi, per riprendere il titolo di un celebre libro di Luciano Violante, i magistrati sono i leoni sotto il trono, che è poi una formula di Francis Bacon. Allora, è logico che finché il magistrato è un leone sotto il trono, non si avverte il conflitto. Non c'è tensione nel sistema. Il sistema è fluido. C'è il trono e c'è il leone che fa rispettare la legge del trono. Quando nasce il conflitto? Nasce quando il trono vacilla, o perlomeno quando il trono diventa contendibile, o quando il trono si sfarina in un tessuto, diciamo, appunto plurale, articolato. Diceva Massimo Severo Giannini che con il 1912, quando ci furono le prime elezioni a suffragio universale, maschile peraltro, l'Italia passò da stato monoclasse a stato pluriclasse. In realtà, naturalmente non mi sogno di correggere Massimo Severo Giannini, ma credo che sia più appropriato dire che il vero passaggio è stato nel 46, nel 47, nel 48, non nel 1912. Ma certamente con il 48, avete forse visto qualcuno il film della Cortellesi, che era carino, sulle prime elezioni, no? Cioè col 48 qualcosa è cambiata nella storia italiana, qualcosa di sostanziale. Si è aperta una stagione in cui effettivamente l'Italia è diventata uno Stato pluriclasse, in cui, tanto per cominciare, si è aperta l'istruzione universitaria a ceti che storicamente ne erano esclusi. E in una con l'obbligo costituzionale di concorso per l'accesso alle pubbliche funzioni, e in particolare alla magistratura, saldando questo con l'allargamento dell'istruzione universitaria e con l'apertura alle donne, che è del 63, cioè ben 15 anni dopo la Costituzione,
La magistratura è diventata qualcosa di molto diverso dalla magistratura che c'era prima e che ha continuato a essere quella che contava fino a tutti gli anni 60 per il trascinamento legato evidentemente alle biografie individuali dei singoli magistrati. Perché mentre nella magistratura di prima non c'era frizione culturale tra quello che pensavano i magistrati e quello che pensava il resto della classe dirigente del paese, perché tutto sommato le stesse famiglie esprimevano il presidente del tribunale, il vescovo e il comandante della legione dei carabinieri. Nell'Italia degli anni 70, cioè quando sono arrivati a maturazione i meccanismi istituzionali introdotti dalla Costituzione, lì la differenza si è sentita. Ed è lì che noi abbiamo cominciato ad avere il problema del rapporto tra magistratura e politica. Che non era il problema del rapporto tra magistratura e politica. Questa è una volgarizzazione. Era il problema di rapporto tra pezzi diversi della classe dirigente del paese. Alcuni dei quali facevano i magistrati, altri facevano i politici, altri facevano i finanzieri, altri facevano i giornalisti, altri facevano i banchieri. E allora è lì che si è inserita il germe di quello che poi noi oggi conosciamo come la crisi del rapporto tra i gruppi dirigenti nazionali e la magistratura. Ed è con gli anni, con la fine del terrorismo, perché finché il terrorismo ha schiacciato la classe dirigente italiana, l'Italia, su un problema tremendo che non poteva non raccogliere l'unità di tutta la classe dirigente italiana, e lì non c'è stata frizione, c'è stata una profonda sintonia. Finita quella stagione e apertasi la stagione di Mani Pulite, per dirla diciamo in maniera simbolica, ma è una stagione che appunto, come ricordava Gioacchino, c'erano i pretori d'assalto che erano già 10 anni prima, i petroli a Genova con Sanza. Ecco, a quel punto si è andati in tensione, si è andati fortemente in tensione, e la risposta, guardate, le cose sono molto complicate, perché secondo me uno dei segnali emblematici di questa crisi è in una piccola vicenda, piccola relativamente, perché poi è una vicenda anche politicamente importante, ma insomma, una vicenda marginale, non parlo delle grandi questioni Mani Pulite, Di Pietro, eccetera. Ma ve lo ricorderete il tema della multiterapia di Bella, la dispensazione gratuita della somatostatina per la terapia oncologica. Il pretore di Maglie, che sulla base di una consulenza medica data da un perito che egli aveva nominato, anzi un CTU perché eravamo in civile, che egli aveva nominato, dispose alla ASL, anzi allora si chiamava USL, di dispensare gratuitamente la somatostatina. Si aprì una polemica violentissima, la ministra della sanità del primo governo Prodi, che era Rosi Bindi, fece un decreto legge apposito per gestire questo fenomeno. Fu una vicenda, le opposizioni, che allora erano l'attuale maggioranza, insomma ricordo Alleanza Nazionale andò in piazza su questi temi, eccetera. Allora, perché cito questo episodio? Perché è chiaro che, scrisse Cassese, dice, ma noi abbiamo delle università, formiamo dei medici, questi medici vanno all'estero a studiare, facciamo la commissione unica del farmaco, questi tornano all'estero, fanno parte della commissione del farmaco, stabiliscono cosa fa bene e cosa fa male, arriva il quisque populo nominato dal pretore di Maglie e fa saltare tutto, non funziona, è certo che non funziona, c'ha ragione Cassese. È possibile che la politica sanitaria di un paese la faccia un pretore?
E questo vale per molti altri episodi che adesso per brevità non racconto, ma che immagino abbiate tutti presenti. Allora, lì è il nodo. E questo nodo non nasce oggi, perché se voi vedete questi progetti che più o meno sono in questo momento in discussione, c'era grosso modo, per la verità con la tecnica un po' meglio, ma era già tutto nella bicamerale di D'Alema. E siamo con un governo di sinistra, o soi-disant tale, ma insomma. Allora, capite che il nodo... Sì, la sottocommissione della bicamerale era presieduta da Boato. Ecco, allora, voi capite che qui non stiamo parlando di Meloni, Nordio, eccetera. Certo, sono diciamo, i dirigenti attuali, ma è un nodo molto più profondo che riguarda la relazione tra magistratura e insieme delle classi dirigenti nazionali. E probabilmente è un nodo che ha alla base l'idea che in una società capitalista fortemente integrata internazionalmente come l'Italia, che è sostanzialmente un piccolo, diciamo, una piccola tessera di un puzzle molto più complesso, la cui governance reale è molto lontana da noi geograficamente, l'idea che lo statuto complessivo della magistratura, così come disegnato nel 48, non è più funzionale. Cioè non possiamo più permetterci il lusso di avere una magistratura come potere diffuso, come potere svincolato da catene di comando riconoscibili, come potere che in quanto diffuso patisce anche un rischio di errore maggiore che non un potere centralizzato. E allora è da 30 anni, dal 97, sono 30 anni, 25, che sono sul tavolo queste cose. E allora secondo me è importante che questo si abbia presente quando si discute di questi temi. Dopodiché sulle technicalities, possiamo parlare quanto vogliamo, vediamo un po' il testi. Certo, i due consigli superiori mi fanno pensare alla battuta di Andreotti sulla Germania dopo la caduta del muro. Cioè, mi piace tanto la Germania e ne preferisco due, insomma. E alla fine, qui, è chiaro che l'idea di due consigli, o forse come sembrerebbero gli ultimi rumors, due sezioni all'interno dell'unico consiglio, alla fine indeboliscono, no? Perché il problema, ripeto, diceva bene il presidente Adoli, il problema della separazione delle carriere è un problema simbolico, di fatto le carriere sono già separate. Ma c'è la necessità dello scalpo, cioè c'è la necessità a parte che secondo me poi su questo si inserisce anche un tema tutto molto italiano di gelosie professionali, cioè di piccoli segmenti della classe dirigente nazionale che si articolano in rivoli, sì, di diverse aggregazioni, quindi secondo me c'è anche molto una parte di risentimenti sedimentati del ceto forense che a torto a ragione in qualche misura ritengono di essere che il meccanismo della contiguitas tra pubblico ministero e giudice finisca col tenerli un po' fuori dalla porta. Quindi io ci vedo qualcosa anche tutto sommato più di psicologico che di politico in questo aspetto. Però certo, io credo che non ci sia un granché da aspettarsi di buono da questo tipo di riforme, soprattutto perché sono lontanissime dal focus del problema, che appunto è il tema della capacità di dare una risposta effettiva, una risposta capace di soddisfare le domande di giustizia dei cittadini, che sono domande, tra l'altro, perché anche qui non è irrilevante il cambio della società italiana degli ultimi 30 anni, sono domande che sono cambiate. Cioè noi avevamo
in fondo fino agli anni 80, fino all'inizio degli anni 90, era una società molto più strutturata, con corpi intermedi, con sedi collettive di elaborazione di esigenze, ma anche di istanze. Ora è tutto molto più polverizzato e quindi il ricorso al giudice è un ricorso molto più immediato. È un ricorso in cui il diritto individuale viene visto come, diciamo, immediatamente esigibile, immediatamente giustiziabile, e quindi anche su questo la risposta della magistratura è una risposta che nel tempo è cambiata, insomma, è cambiata anche come sensibilità, come approccio. Direi che i temi sono questi, insomma. Ringraziamo il consigliere. Ma perdonami, no, perdonami, io volevo ancora sentire il consigliere. Ma poi deve fare le conclusioni. Ah, dopo, vabbè, e allora prima però per alimentare il dibattito con eventuali domande anche su questi punti dei nostri illustri ospiti, sentire Antonello proprio dall'interno, perché anch'io ho il professore Mazzamuto, ne abbiamo un ricordo che comunque è datato a 25 anni fa. Oggi l'importanza dei pareri del CSM di Sesta Commissione in tema di giustizia è poi qualcosa su quale può essere la ricaduta per il Paese in questo quadro molto ampio, esaustivo e storicamente sofisticato che tu hai fatto del ruolo della magistratura nella società italiana, dell'idea di intervenire sull'obbligatorietà dell'azione penale. Allora, no, scusami. No. Allora, prima facciamo un po' di... Io intervento, poi tu parli due ore. Vabbè, allora... Allora, alcune considerazioni che sono il frutto di una riflessione mia di tanti anni, non ho mai cambiato idea, sono fermo. Allora, intanto la mia più radicale opposizione ai contenuti di questo progetto di riforma, che mi auguro il popolo italiano voglia rigettare. Io sono contrario anche allo strumento scelto, cioè dire la legge costituzionale. Per me non è necessaria la legge costituzionale, vi faccio alcuni esempi. Cominciamo dal famoso tavolo in cui le correnti lottizzano i carichi direttivi. Che bisogno c'è di fare tanti discorsi? Il CSM potrebbe darsi una regola: a ogni posto liberato un concorso. Questo restituirebbe al plenum la sua libertà di giudizio. Altro discorso, l'autonomia del PM d'udienza e dell'ufficio. Noi abbiamo assistito all'assurdo di una sentenza di primo grado ampiamente assolutoria, con parere favorevole del PM d'udienza, a una sentenza di corte d'appello pienamente assolutoria, con parere favorevole del PM d'udienza. E invece impugnazione fino in Cassazione, la quale ha poi bastonato. Problema c'è. Lì bisogna rafforzare il potere di indirizzo del capo dell'ufficio. Quindi, se il PM d'udienza è stato favorevole o contrario, quello che è, l'ufficio dovrebbe poter andare in diverso avviso solo con un nulla osta del capo dell'ufficio. Questa è la mia opinione. Altro discorso. Potere sempre di indirizzo del capo dell'ufficio, le cosiddette indagini a raggio indeterminato. Questa è una cosa assurda. Campagna contro Cattedropoli, bla 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 bla. La magistratura non è la polizia, deve andare su fatti che in qualche modo già appartengono al suo dominio. Circuito mediatico giudiziario. E lì il capo dell'ufficio dovrebbe intervenire, perché lì ne va della reputazione del cittadino.
Altro discorso. Meccanismo elettorale. Io vi dico, c'è la tutela l'indipendenza dei giudici dagli altri poteri, e questa la Costituzione l'assicura, c'è il principio della collaborazione col ministro e così via discorrendo. Ma c'è anche il problema di tutelare l'indipendenza del singolo giudice all'interno. Allora, i meccanismi elettorali che si sono succeduti hanno avuto una caratteristica. Io so di essere isolato in questa opinione, anche se ora ho visto che l'onorevole Zanattin ha ripreso la mia idea. Non so se mi ha citato. No. E perché questo in Italia si usa? Allora, quando la corrente sceglie un candidato, questo candidato inevitabilmente introietta un vincolo di mandato imperativo. Se invece c'è un sorteggio, costui si sente più libero. Certo, le correnti poi intervengono. Intervengono nella campagna elettorale, intervengono nella dinamica consiliare, ma non è automatica l'adesione del singolo eletto, ma sembra il frutto di una scelta che andrà fatta volta per volta. Sono anche favorevole al collegio uninominale. Altro discorso. La sezione disciplinare. Sono contrario a una sezione disciplinare unica, una notte in cui le vacche sono tutte grigie. Basterebbe introdurre un sistema di incompatibilità. Io feci un emendamento quando ero, ancora non ero consigliere del ministro, ma ero vicino al Partito Democratico, e non se ne fece niente. Che cosa volevo io? Che si dicesse chi si è pronunciato su certi fatti, ancorché in sede amministrativa, non può giudicare nella disciplina. Quindi si trattava di riorganizzare meglio il CSM. Ancora. Detto alla disciplinare, sì. Scusate. No, i due CSM. Contrarissimo. Due sezioni, contrarissimo. Il dialogo tra giudicante, requirente e laici è stato una delle cose più tonificanti del Consiglio, secondo la mia esperienza. Quindi no. Ai due ci sei. Separazione delle carriere. In astratto è un sistema meraviglioso di pulizia dei rapporti, di limpidezza dei ruoli, ma in concreto. Bisogna vedere il contesto. In Italia la separazione dei carriere non va bene perché è una società conflittuale. E allora che bisogna fare? Niente. Semplicemente modulare meglio, diciamo, il passaggio dall'una carriera all'altra. Già c'è. No, va bene, ma invece io sono... Puoi fare un solo cambio nei primi 9 anni... Quello che è. In ogni caso... Che un requirente faccia l'esperienza della giurisdizione, che un giudicante è un fatto altamente positivo. Queste sono un po' le considerazioni. No, io ho finito. No, su questo continuiamo a parlare dei passaggi tra requirente e giudicante. Io ho sperimentato, e Antonello Cosentino certamente più e meglio di me, che nella giudicante, lui ha l'esperienza della Cassazione, che ovviamente è un'esperienza collegiale, io vi porto invece l'esperienza dei tribunali, di un tribunale grande come quello di Palermo. Attualmente la gran parte dei giudici, che pure hanno fatto da sempre i giudici nella loro vita professionale, non hanno più esperienza di Camera di Consiglio. Perché da quando abbiamo optato per la monocraticità del giudice di primo grado, è
ed eravamo già quando? Nel 1998. Abbiamo una intera generazione che non ha fatto l'esperienza della Camera di Consiglio, che è un'esperienza che, inutile dire, arricchisce oltre che fortifica chiunque e che prima di affidare una responsabilità monocratica io renderei obbligatoria. Così come un'altra cosa che i pubblici ministeri, alcuni per fortuna, perché la gran parte invece ha questa sensibilità pur non avendo fatto un'esperienza, è quella di misurarsi con la motivazione del parere che loro esprimono. Perché considerate che a parte le grandi procure nelle quali i pubblici ministeri in relazione ad indagini di ampio respiro sono usi produrre memorie o fare delle richieste che siano articolate, la gran parte dei piccoli tribunali, e su 140 tribunali noi ne abbiamo oltre 80 con un numero di magistrati che non supera le 12 unità. Quindi sono sostanzialmente dei giudici monocratici. Abbiamo, vado a memoria, credo 67 procure che hanno un numero di sostituti che non raggiunge le 8 unità. Quindi lì il pubblico ministero si esprime in moltissimi casi soltanto con pareri orali o con pareri visto si oppone, visto esprime parere favorevole. Sostenere un parere con una motivazione e con il peso, con l'onere di motivare, dando ovviamente contezza del perché si sia giunti ad una decisione anziché ad un'altra, è una cosa che dal punto di vista professionale reputo assolutamente indispensabile. Stiamo andando viceversa sempre di più verso una perdita di queste attitudini, di queste qualità. Addirittura facevo riferimento alla parte giudicante della nostra magistratura con la mancanza dell'esperienza della Camera di Consiglio. Quindi è un problema con il quale certo. Misurarci, perché poi dice bene il consigliere, quando parliamo di questione di giustizia pensiamo che il problema è invece un tema multifattoriale, è un tema nel quale quasi non esiste aspetto, non esiste angolazione che non debba essere presa in considerazione prima di assumere una decisione, a maggior ragione se questa decisione ha la forma della legge. Chino. Qualche intervento? Professor Sergius. No, non c'è. Siediti qua. Giovanni, vieni qua. Vieni qua accanto a me. Vieni che poi ti dire una cosa. Vai. Una cosa di 2 minuti. Ecco, mi dicevo che è difficile di sentire. L'analisi è profonda, specialmente questo disegno di legge, che io non ho letto perché francamente anch'io finisco per essere più interessato quando le cose si trasformano in diritto positivo, tutto il dibattito prima diventa molto pesante, in parte già
già delineato. Questo disegno di legge, intanto, è un disegno di legge costituzionale per forza di cose, perché è difficile pensare che a quel risultato si possa arrivare attraverso la legge ordinaria. La legge ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura, la legge del 58, dovremmo, come dire, ancora ingabbiare la posizione del Consiglio Superiore. Il rischio è l'incostituzionalità. Già si discute, io sono uno dei sostenitori forse più accesi della potestà normativa del CSM, anzi mi meraviglio come non ci sia stata un po' una presa di posizione dura nei confronti del decreto legislativo, che alla fine non ha recepito le indicazioni della Commissione Luciani, in cui si... temo, ahimè, che ci sia stato lo zampino pesante del Consiglio di Stato. Anzi, più che un timore è una certezza. No, perché? Perché così non si riesce a nelle impugnazioni si pensava si potesse limitare in quella maniera la valutazione in termini di eccesso di potere delle delibere del CSM. E allora ecco l'idea di scardinare anche per questa parte la Costituzione. La stranezza sta nel fatto, è una stranezza che, come dire, meriterebbe una ben altra visione. La parte della Costituzione che riguarda la magistratura non è una parte esaltante della Costituzione, se non in alcuni articoli, ma qui si va a modificare la parte buona, la parte che non funziona, cioè la scelta apparente della unicità della giurisdizione, poi contraddetta dalla conservazione di tutte le giurisdizioni speciali, l'interpretazione costituzionale, ahimè, avallata dalla Corte, parlo della Corte Costituzionale, no? In termini di esaltazione, oggi diciamolo francamente, ci sono due giudici ordinari, nella Costituzione ce n'è uno solo, perché il giudice amministrativo si ritiene giudice ordinario del potere pubblico. Avete visto il nuovo articolo 37 del codice di procedura civile? Non l'ha notato quasi nessuno, Antonio Carratta se n'era accorto quando ne abbiamo parlato. Cioè, a proposito dei conflitti di giurisdizione, tra giudici ordinari, giudici amministrativi e altri giudici speciali. Nella Costituzione questo non è scritto. Il giudice amministrativo non è un secondo ordine di giudici, è un giudice speciale come gli altri. Certo, quando tu gli dilati la giurisdizione spostando diritti soggettivi in maniera massiccia, diventa una cosa molto diversa. È una cosa molto diversa. Il disegno di legge non tocca questo aspetto. Il disegno di legge costituzionale è un disegno di legge che vuole circoscrivere, limitare, ingabbiare, ridurre all'idea originaria ma ampiamente superata che il Consiglio Superiore sia un organo di mera amministrazione. Però poi dove si va a sbattere? Perché la legge costituzionale cosa fa? Dice quali sono segmenta i singoli poteri del CSM, dopodiché per esercitare la funzione ci vuole sempre un'intermediazione, quantomeno un'intermediazione legislativa, se no non vedo come li possa esercitare. E l'intermediazione legislativa forse non esaurisce, quindi quella parte, sì, si possono abolire, vietare i pareri, no? Ma il ruolo, se si vuole conservare un Consiglio Superiore che sia organo di governo della magistratura e di soprattutto di garanzia della indipendenza. L'idea complessiva è che ci colleghiamo alla riforma costituzionale più grande, e cioè una specie di appendice, no? Fatta in due tempi ancora più problematica. E forse per questo più difficile che si possa realizzare. Sarei, come dire, più... l'idea è che sia
una bandiera da sventolare attualmente. Già la riforma del cosiddetto premierato è una cosa difficile che si riesca a trasformare, ma insomma bisogna stare, almeno dal mio punto di vista, guardinghi, non solo per le come dire, disomogeneità all'interno, ma per il disegno complessivo, che ricordiamoci un disegno nel quale si vuole concentrare ogni elemento esterno al potere dei partiti e della politica è eliminato. Saltano i senatori a vita, che sono l'afflusso di piccole correnti culturali, saltano la possibilità di governi diversi da governi fatti da un parlamentare, presieduti da un parlamentare, cioè quelli che volgarmente chiamiamo governi tecnici. E qui l'idea è che appunto si debba ridurre in maniera drastica, circoscrivere quel minimo, no, di capacità rappresentativa dei problemi e quindi dunque di concorso dialettico dell'organo di governo della magistratura alle scelte politiche che riguardano la magistratura stessa. Insomma, c'è una, naturalmente, come diceva lei, è probabile che vengano fuori dallo stesso gabinetto ministeriale più che dal Ministero della Giustizia, perché c'è una assoluta, come dire, omogeneità di impostatura generale tra la riforma, la grande riforma e questa forse più piccola. Riformicchia. Ci sono altri interventi? Da lontano andare, devo dire una cosa. Ci sono altri interventi? E allora io passerei la parola al consigliere Cosentino per le Grazie, io prenderei le mosse proprio dall'ultimo intervento che ha toccato un tema che io non avevo sfiorato, ma non avevo sfiorato perché è un tema di straordinaria complessità e quindi da toccare con molta attenzione, che è quello appunto del rapporto fra il giudice ordinario e il giudice amministrativo. Io ritengo che le riforme del 97, la Bassanini fondamentalmente, e poi il decreto legislativo 98 sul pubblico impiego e sul transito del pubblico impiego alla giurisdizione del giudice ordinario, e poi la riforma del codice del CPA, il codice del processo amministrativo, siano uno dei segmenti non il meno importante di questo processo che in qualche modo indicavo prima come, diciamo, filo rosso che sta sotto l'attuale dibattito, che poi è attuale ma è vecchio, perché appunto è un dibattito, diciamo, ormai trentennale sul rapporto fra la magistratura ordinaria e il resto appunto della classe dirigente nazionale. Sicuramente la bicamerale di D'Alema non riuscì, per ragioni politiche contingenti, ad arrivare, diciamo, alla conclusione dei suoi lavori, ma i semi culturali di quella impostazione sono comunque in parte poi sbocciati da un lato nella riforma Castelli-Mastella e dall'altro appunto nello spostamento di segmenti rilevantissimi di contenzioso, diciamo di tutto il contenzioso civile realmente rilevante, no? Nel senso che poi alla fine il contenzioso che incide sulle cose di struttura della società italiana, insomma, poi il giudice civile, a parte il penale, al giudice ordinario, a parte il penale, il giudice civile ordinario è diventato un giudice delle persone nella sostanza, o della microconflittualità economica. Però, diciamo, la dislocazione degli interessi del conflitto sugli interessi reali è andata al giudice amministrativo, che è un giudice che ha una sua storia anche importante, anche di autonomia, bisogna dire.
dire, perché se si conosce la storia della giustizia amministrativa, è anche una storia che è stata nei decenni di grande capacità di autonomia rispetto al potere politico, ma che comunque strutturalmente, non fosse altro che per le regole di composizione degli organi, è un giudice sicuramente più sensibile alle esigenze, diciamo, di sistema di quanto non possa essere il giudice ordinario. Non fosse altro, malamente, che sono molto di meno, in tutto sono 400 persone, cioè, già questo, insomma, sarebbe sufficiente a prescindere da ogni altra considerazione. E l'altro aspetto è quello, la riforma Castelli-Mastella, è quello della forte gerarchizzazione degli uffici di procura in particolare, quindi non è tanto la non è tanto l'incidenza sugli uffici giudicanti, però non è un caso che tutte le grandi, cioè la vicenda dello Champagne, per essere brutali, si muoveva sulla nomina di un procuratore, non ci sarebbe stata necessità di vedersi in un albergo in tempo di notte per nominare un presidente di tribunale, perché, ma non solo perché la procura è l'ufficio che ha l'esercizio della titolarità dell'azione penale, ma perché la struttura giuridica dei poteri del procuratore della Repubblica all'interno della procura, così come li ha voluti la riforma Mastella, Castelli-Mastella, soprattutto Castelli, perché Mastella in realtà cercò di mitigare un po', è una struttura che polarizza nella figura del procuratore i poteri di gestione dell'ufficio. E questo è un tema su cui bisognerebbe forse ritornare a discutere, insomma. Certo, la legge è quella che è, non è che possiamo... Adesso al Consiglio Superiore della Magistratura stiamo rifacendo la circolare sull'organizzazione delle procure e naturalmente, anche perché la Cartabia ha introdotto una cosa che prima non c'era, cioè la necessità che il progetto organizzativo delle procure sia approvato dal Consiglio e non più semplicemente comunicato al Consiglio. Cioè, quindi c'è una linea di tendenziale espansione del controllo consiliare sugli atti di organizzazione, gli atti generali di organizzazione dell'ufficio dei procuratori della Repubblica, ma siamo sempre in un contesto normativo molto diverso rispetto a quello degli uffici giudicanti, perché mentre nei tribunali, nelle corti, progetto tabellare, cioè in sostanza la regola che indica a chi e come vengono assegnati i fascicoli, che quindi è una regola che è direttamente incidente sul principio del giudice naturale precostituito per legge, è soggetto a un controllo molto analitico da parte del CSM. In procura, la procura è ancora, diciamo, degli uffici in cui siamo sostanzialmente in una struttura monarchica, insomma, forse di monarchia costituzionale, ma forse nemmeno tanto, insomma, ma forse nemmeno tanto. Poi lì dipende dalle singole personalità, no? E poi, come diceva Fouché, una carica vale quanto l'uomo che la ricopre, quindi devi andare a vedere chi sono i singoli procuratori che di volta in volta, però si muovono, diciamo, con un'autorevolezza e una capacità di incidenza e un peso che nessun presidente di ufficio giudicante bisogna di avere, insomma, questa è una prima considerazione. Non può avere, esatto. Quindi il giudice amministrativo, certo, il giudice amministrativo fa parte di quel discorso che in qualche modo provavo prima a tratteggiare. I temi sollevati nell'intervento del professore Mazzamuto, anche questi sono molto stimolanti. Il tema dell'Alta Corte, anche qui, la storia dell'Alta Corte c'era già nella bicamerale, poi l'hanno ripresa molte volte, c'è stato un progetto costituzionale presentato dal PD nella scorsa legislatura, ma realmente riproduttivo di un'ipotesi di lavoro che era pubblicato Luciano Violante, che era un po' più complesso per la verità di quello che ora sembrerebbe essere quello in discussione adesso, perché accentrava in questa Alta Corte non solo la funzione di appello, per cui non era un giudice di primo grado, era un giudice di appello contro le sentenze disciplinari degli organi di autogoverno delle tre magistrature. Quindi apparentemente non sembrava
nemmeno poi una cosa, cioè la funzione disciplinare del CSM, così come la funzione disciplinare del Consiglio di Giustizia Amministrativa, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Contabile restavano, ma non erano le loro statuizioni. Allora, mentre peraltro gli atti disciplinari, le pronunce disciplinari del giudice amministrativo hanno natura di atti amministrativi e quindi sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato, e lì siamo effettivamente siamo molto oltre, cioè se la cantano e se la suonano effettivamente. Le sentenze disciplinari del CSM sono attualmente impugnabili davanti alle sezioni unite civili. Il vantaggio di sostituire alle sezioni unite civili una corte composta, questo era il progetto, diciamo, del PD, da 15 persone nominate secondo sostanzialmente lo stesso schema della Corte Costituzionale, quindi 5-5 e poi 3 e 1 e 1, interessante perché non nominate dai magistrati, ma nominate dai consiglieri di Cassazione. E basta, quindi con questo ritorno dal sapore anni 50 all'alta magistratura, i consiglieri di Cassazione, i componenti del Consiglio di Stato, i componenti della Corte dei Conti, nominavano 3, 1 e 1. Quale sia, e questo giudice aveva, nel progetto del PD, anche, appunto ripeto, un progetto di Luciano Violante, aveva anche il compito di essere giudice amministrativo dei provvedimenti del CSM. Naturalmente i consiglieri di Stato si sono opposti, giustamente, quindi la cosa non è andata da nessuna parte. Ora, vedremo, in questo avevo capito che questo aspetto, cioè l'attribuzione a quest'alta corte anche delle funzioni di giudice della legittimità dei provvedimenti in materia di amministrazione dei magistrati adottati dal CSM non ci sarebbe. Sarebbe solo una funzione disciplinare. Non ho capito, francamente, vedremo che uscirà, se sia ancora un giudice di secondo grado o invece sia direttamente un giudice di unico grado. Non è peraltro irrilevante la sostituzione, non era peraltro irrilevante la sostituzione dell'alta corte alle sezioni unite civili, non solo, e non era poco, per la diversità dell'organo, che una cosa sono le sezioni unite civili, comunque è un consesso, diciamo, determinato secondo criteri tabellari, predeterminati, eccetera. Una cosa è questo organo di nomina sostanzialmente politica o comunque elettiva da parte delle alte giurisdizioni. Ma soprattutto era diverso lo strumento, perché naturalmente davanti alle sezioni dei civili si va solo con il ricorso per Cassazione e non con con un'impugnazione di tipo devolutiva come era l'impugnazione, diciamo, demandata in questa prospettiva all'alta corte, quindi consentiva all'alta corte un riesame anche del merito e non solo della legittimità delle sentenze disciplinari. Quindi tema disciplinare è un tema anche lì molto complesso. Io sono abbastanza convinto del fatto che in realtà la rilevanza della l'importanza che la funzione disciplinare sia data al CSM è legata anche al fatto che il CSM costruisce, diciamo, ogni CSM di 4 anni in 4 anni costruisce un modello deontologico di magistrato e lo costruisce attraverso le sue decisioni di amministrazione attiva così come attraverso le sue decisioni di amministrazione disciplinare. Cioè l'idea del magistrato di come deve comportarsi o non comportarsi, il CSM la esprime nelle sue valutazioni di professionalità, nei conferimenti di incarichi, nelle conferme, nell'approvazione delle tabelle e anche con la sua giurisprudenza disciplinare. Se si scorpora questo aspetto, secondo me, si crea un vulnus al sistema dell'autogoverno. Non è un caso, del resto, che tutti i sistemi disciplinari siano sistemi domestici. E disciplinare il sistema degli avvocati, il sistema dei farmacisti, il disciplinare, tra virgolette, il sanzionatorio sulle banche lo fa la Banca d'Italia, il sanzionatorio sulle società quotate la fa la Consob. Ma perché? Perché esiste tra amministrazione attiva e
controllo disciplinare un nesso che alla fine è un nesso di modello, è un nesso valoriale, se lo rompi lo impoverisci. Probabilmente è proprio quello che si vuole fare. Nel senso che poi, al di là di tutto, il ragionamento che io facevo all'inizio era che non c'è molto da stupirsi di tutto questo. Noi stiamo andando verso un sistema, anche il sistema del sorteggio. Io capisco le ragioni sulla polemica anticorrentizia che possono indurre, hanno indotto una parte dell'opinione pubblica a dire vabbè, sorteggiamo. Però ritengo sommessamente che sia un arretramento culturale, perché è veramente un alziamo le mani. C'è un bel racconto di Borges che si chiama La lotteria di Babilonia, in cui lui racconta di questa società in cui è tutto governato da una lotteria che si fa una volta all'anno e distribuisce una volta all'anno la sorte di tutti i cittadini di questa città. Per cui uno dice, tu per quest'anno fai lo schiavo, poi per quest'anno ti sposi con questo, poi per quest'anno fai l'ambasciatore. Certo, può anche essere sia un sistema alla fine, però francamente in un contesto in cui diciamo la Costituzione del 48 dice che la composizione della parte togata dei magistrati è elettivo, quel riferimento all'elettività esprime secondo me un valore, cioè esprime un'idea di rappresentanza non di interessi ma di modelli culturali. Se andiamo col sorteggio, boh, forse tutto sommato allora diciamo le cose come stanno, diamo al Ministro della Giustizia, come era ai tempi antichi, e almeno c'è un responsabile politico. Perché l'idea così, che di una cosa così casuale, poi il sorteggio perché dei componenti magistrati e non dei parlamentari, tra l'altro. Cioè, quindi, è chiaro che stiamo parlando di manifesti, di slogan, insomma, o che si inseriscono in un'idea, che tutto sommato l'esperienza costituzionale del 48 non va più bene. Ci avviamo verso modelli di relazioni sociali diversi. Il magistrato, per come lo abbiamo conosciuto, soprattutto il magistrato penale, è un magistrato che deve garantire soprattutto il presidio dell'ordine pubblico. Va bene così. Può anche essere che questo sia il futuro, insomma. Vabbè, grazie. Allora, grazie a tutti gli intervenuti e arrivederci alla prossima.